Abbiamo qui con noi Mauro Verzotto, autore di Sange. Dirlo giusto? Sange. Che vuol dire sangue umano. Esatto. Che ci racconterà intanto qualcosa del suo film. Ok. Qualsiasi cosa, ad esempio, racconta una storia di eccessi che poi volge al peggio. E sì. Da cosa deriva l'idea, l'ispirazione per questo lavoro? L'ispirazione a questo lavoro è episodio. No, al cinema proprio, per me è la figura del regista che riesce a con il suo potere, con la sua abilità, riuscire a far credere, far entrare delle persone, farle diventare i personaggi che vuole lui per la sua storia, gli fa fare insomma. Riesce a convincere, non è che semplicemente riesce a fargli fare delle azioni, riesce proprio a convincerli, a fargli entrare proprio nella pelle di un personaggio che non è, che non sono loro, insomma. Certo, il film è ben costruito, realizzato dalla sceneggiatura alla colonna sonora, all'interprete. Bellissima colonna sonora, piace un sacco anche a me. È davvero, è strepitoso. Poi con il musicista di questo corto si è creato una collaborazione, ho fatto la musica anche per altri miei cortometraggi. Okay, il livello è diventato sempre più alto. Questa bravura, questa abilità nel combinare tutte queste caratteristiche ad altre esperienze, ad altri lavori, o si tratta del tuo primo corto? Io lo faccio cortometraggi da quando sono bambino. Okay. Rubavo la telecamera a mio padre, gliene ho rotte anche un sacco. Girando, insomma, Jurassic Park, King Kong, sai, mettivi giocattoli vicino alla telecamera, facevi queste cose qua. Poi crescendo ho maturato che mi sarebbe piaciuto che non fosse solo un gioco, perché era una cosa che il destino ha voluto che io ci mettessi le mani da praticamente da quando so camminare. Quindi certo, la missione a un festival, seppur che questo è il primo festival, è la prima volta che partecipo a un festival. Infatti Sange è anche un corto due anni fa, tre anni fa, ho fatto altre cose, però non ho mai partecipato. Ho fatto qualche aspettative per insomma, è stata una sorpresa bellissima che l'ho mandato quasi senza speranza. Ho detto, ma sì, dai, mandiamolo, perché c'era delle persone che dicevano, guarda che è carino, prova a mandarlo. Certo. Ma sì, dai. E alla fine mi è arrivata la mail che ero stato, ho passato le selezioni, non mi sembrava neanche vero, infatti sono qua. Sempre tornando alla trama del film, ho notato nel racconto degli eccessi, se vogliamo, di questi tre ragazzi, una denuncia che giunge soltanto nella fine, quando c'è la ribellione del protagonista. Però durante la proiezione ho notato anche un certo compiacimento nel racconto di questi eventi, come un tentativo di avvicinare lo spettatore ai protagonisti. Era il messaggio che volevi mandare? Era che messaggio? Il linguaggio, cioè. Io sono più per quelle storie che non sono tanto di testa, che devi seguire, ragionare, ma che magari non riesci bene a capire, ma che ti prendono proprio di pancia. Perché questi ragazzi sembrano divertirsi fino a un certo punto. Infatti, del film. Non sembra che è più che raccontare, vuoi fare un po' vivere anche attraverso le musiche, le varie immagini. La scelta del bianco e nero in questo è il marco, perché dà molto più calore paradossalmente. Esatto. Alle azioni. Sì, poi tutte queste cose qua non è che sono cose che vengono solo dalla mia testa, ma sono cose che si collabora tutti assieme quando si gira. Almeno io, come le vedo io, è un po' il regista cerca di coordinare anche i pensieri di tutti gli altri in maniera omogenea, però non è un dittatore che si fa così, viene fuori così, le luci devono stare qua, la storia è questa. Poi i vari suggerimenti, insomma, se qualcuno ci vuole mettere il suo, se fa bene alla storia proprio che sta raccontando, ancora meglio, insomma, più testi sono meglio di uno. Il cast era particolarmente valido, erano attori dilettanti, professionisti, tuoi amici. Era gente che conoscevo, ho conosciuto appositamente perché stavo cercando degli attori non professionisti, e soprattutto il cattivo, che riesce molto bene a fare il cattivo, poi sarà che anche rumeno, proprio cattiveria. Lui non è assolutamente un attore, era una persona che conoscevo di vista, perché a Padova, dove sono insomma, ci conosciamo un po' tutti. E nel momento in cui stavo cercando un attore per quella parte, l'ho trovato per caso, perché noi abbiamo girato tutto il film in un giorno. Questo ragazzo è rumeno? È rumeno, veramente. Che
infatti il personaggio non è rumeno nella sceneggiatura, perché lui si sente che ha l'accento, che non è, non è italiano. E praticamente abbiamo girato in un giorno, dalle 7, tipo adesso non mi ricordo, dalle 7 della mattina, la mattina presto, fino alla mattina presto il giorno dopo, senza interruzione, tutta una tirata, tutta la notte abbiamo girato, infatti girato tutto nello stesso posto, anche perché abbiamo girato un giorno che non dovevamo spostarci, però è sempre lo stesso interno poi. Abbiamo girato in un giorno intero perché volevo, siccome non erano attori professionisti, per me il modo migliore per fargli entrare proprio nei personaggi era fargli proprio far vivere dall'inizio, è girato anche in ordine cronologico in modo tale che potessero pian pianino entrare sempre di più nei vari personaggi. Poi il personaggio, il cattivo, l'ho trovato in sto deposito dove andavamo a provare. L'abbiamo girato in un giorno, ma abbiamo provato per un mese perché non avevo mai recitato nessuno, quindi facciamo un po' di prove così. E l'ho trovato che dormiva dentro il deposito dove infatti il giorno che c'era lui là che avevo lì aperto e l'ho trovato lì che dormiva con le scatolette intorno per terra, che io sapevo che era andato tornato in Romania, ma cosa ci fai qua? Io dormo qua perché non so, varie vicissitudini che avevo, non so perché era là. Fatto sta che è rimasto durante le prove il ragazzo che doveva fare il protagonista non era abbastanza portato, e lui che nel frattempo era rimasto a guardare, si leggeva la sceneggiatura, rideva da solo, mi fa: se vuoi lo faccio io. Tu ma sai recitare? No, ma questo sono io. Come mai la scelta del doppiaggio di sottotitoli in inglese? Volevamo mandarlo, quando abbiamo girato l'idea era di mandarlo a qualche festival anche all'estero, poi non abbiamo più fatto. Ci sono altri progetti da parte tua? Sì, adesso ne ho finito tutto il cortometraggio, non è molto, molto bello, volevo mandare qui al FIPIL, però non sono riuscito a finirlo in tempo, per, quindi ho ripiegato su quello vecchio. Il prossimo anno volentieri. Per ora è una scelta giusta, perché a me è piaciuto. Sì, sì. Allora, complimenti. Grazie.